Io in primis sarei pronta anche domani ad avere un figlio, l'unica cosa è avere l'indipendenza, perché ovviamente non si può avere un figlio e affidarlo a terze persone, bisogna avere la propria indipendenza e questa viene data dal lavoro, solo che se si hanno figli durante un tirocinio, uno stage, non viene rinnovato il contratto. La paura più grande è un salto nel vuoto che bisogna affrontare, che sicuramente nel caso in cui si riesca a raggiungere un'indipendenza sia economica ma anche emotiva dalla famiglia da cui provieni, ti permette di lanciarti ancora di più in questa responsabilità così importante che è quella di mettere al mondo vite umane. Gli ultimi dati Istat parlano di un record negativo di nascite. In Italia 399.000 bambini, il numero più basso di sempre, che pone il nostro paese fanalino di coda in Europa. Ma se si fanno pochi figli non è solo una questione economica, ma è anche dovuta a modelli di perfezione imposti da una società che costringe a dover dare sempre il meglio. È quanto emerso dal secondo incontro organizzato a Roma da On Radar, think tank della Fondazione Internazionale Menarini, che ha riunito 45 voci tra esperti e studenti in 5 tavole rotonde. Ci siamo accorti, per esempio, che la natalità è un problema che oggi si presenta perché c'è un individualismo spinto, e quindi abbiamo avuto un gruppo di esperti che ha lavorato sull'individualità piuttosto che sulla natalità. Abbiamo visto che, per esempio, della comunicazione i bambini, il ruolo del bambino, della famiglia, è sparito. Poi abbiamo identificato un terzo gruppo che è il gruppo delle imprese. E le imprese avranno un problema perché con una natalità che sta andando con i ritmi negativi che abbiamo noi nel nostro paese, siamo il fanalino di coda dell'Europa. Già oggi, ma soprattutto nel breve e medio futuro, avremo un problema di copertura di alcune posizioni nelle aziende. I risultati del confronto saranno presentati alle istituzioni del governo.